Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico. Allora, in una pausa delle poche che mi prendo, un pomeriggio un po' tranquillo, mercoledì 16 ottobre 2013, sarò sintetico, 17.08. Sono nel mio solito internet point qui a Roma, che frequento con gioia, e volevo dedicare questo video, credo che lo meritino, veramente alla sauna più importante che c'è a Roma e in Italia. La sauna è la prima sauna storicamente, sauna che io frequento da quando avevo 18 anni, quindi ne ho 39, immaginate, 39 meno 18 sono 21 anni, di birichinate, perché non mi nascondo, è una sauna un po' particolare, si chiama Sauna Terme di Roma Internazionale, via Persio numero 4, zona Quarto Miglio. È una sauna ben collegata con la metropolitana linea A, si scende da Acque d'Avertino, poi ci sono parecchi autobus che portano fino ad Acqua a Quarto Miglio. Voglio pubblicizzare questa sauna? Una, perché ci sono cresciuto, ci sono delle particolarità, c'è una sauna finlandese, la vasca di massaggio, la palestra, un punto ristoro, ma soprattutto mi lega a questa sauna perché io qui ho conosciuto tanti amici, tante amiche, perché pensate che giovedì, venerdì e sabato e la domenica l'ambiente è misto, ci sono uomini, donne e travesti. È una palestra, una sauna dove è chiaro, ci si va a rilassare, ci sono le cabine relax, proprio senso, il nome lo dice chiaro, e si possono fare degli incontri al buio, tra virgolette, immaginate, insomma, sono incontri birichini, con una C sola, a me piace usare il termine birichino con una sola C. E sono cresciuto in questo posto, che una volta all'epoca, addirittura una volta a settimana andavo quando ero più giovane, adesso una volta ogni due volte all'anno. Sono ritornato e quando sono tornato recentemente ho avuto un colpo al cuore, perché all'ingresso per tanti anni c'era Damiano, al quale mando un bacio infinito. Damiano, sei con noi, perché le persone non muoiono, nessuno muore, chi l'ha detto? Einstein, Freud, Magalli, nessuno muore, a maggior ragione gli artisti. E Damiano era un artista, perché Damiano nell'accogliere noi clienti aveva sempre stampato in volto un sorriso. Io tornai quattro mesi fa, e praticamente seppi che Damiano in un incidente d'auto era venuto meno fisicamente. E quindi io sono poi ritornato con gioia, con difficoltà emotiva, perché comunque ogni volta che io vado lì ricordo Damiano l'ingresso. Però ragazzi, parliamo di cose un po' più allegre. Nel salutare Damiano e ricordare i tanti amici, il mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, abbiamo detto, l'ingresso è consentito a uomini, donne, coppie, travestiti e trans. La zona l'abbiamo detta, ci sono tantissime persone che lo frequentano, i costi non li ricordo, ma grosso modo se si entra entro le 15 c'è un pagamento. Scusate Paolini che disturba, adesso sono io che vengo disturbato. Il telefono della sauna è 06 718 43 78, c'è anche un'email, termedi.roma.int@hotmail.it, e c'è anche un sito web, http://termedi.roma.internazionale.wordpress.com, è un sito un po' strano, non capisco perché non abbiano proprio un sito ufficiale, ma comunque venite a trovare. O dopo una certa ora, dopo le 7, le 19, le 20, offro anche un piatto di pasta o quello che ritengono opportuno. Sauna Terme di Roma Internet, se volete rilassarvi e perdervi nella sauna dantesca. C'è Caronte che vi traghetta, non si sa, ci sono uomini, donne e trans, ovviamente l'ingresso è solo per maggiorenni.